darsi il permesso di reagire. C'è una cosa molto molto importante da fare, che ognuno di noi deve fare, a prescindere che decide di fare un percorso di difesa personale o meno, ed è comprendere sino a che punto possiamo darci il permesso di reagire. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se stai facendo difesa personale, a prescindere da quanto ti alleni, a prescindere da quali tecniche tu stia facendo, di quanto tu sia micidiale in allenamento, devi farti delle domande riguardo a quello che sarai davvero disposto a fare nel caso una situazione di aggressione si verifichi. Sin dove sei disposto a spingerti, sin dove tu ti senti in pace con te stesso nel portare avanti determinate azioni. E questo non vale solo nella difesa personale, ma vale anche nella vita di tutti i giorni. Prima o poi questa domanda dobbiamo farcela. Cioè, sino a che punto certe situazioni sono tollerabili, sino a che punto, qual è il limite, qual è il confine per cui certe dinamiche possiamo, diciamo, gestirle e quali sono invece quelle situazioni per le quali noi dobbiamo dire da subito un secco no, per le quali noi dobbiamo darci il permesso di reagire e quando le riconosciamo farlo subito.